Leggere questo post mi ha aperto un mondo. A me capita tuttora, mio figlio ha 2 anni, ma allatto ancora e spesso provo una forte repulsione e fastidio per qualsiasi tipo di contatto fisico che il mio compagno cerchi di avere con me. Mi sono sentita molto in colpa per questo. Grazie. Grazie di cuore. Pensavo fossi sbagliata io. L'ho fatto leggere anche a mio marito, magari ora si convince che non ce l'ho con lui. Grazie, perché mi sono sentita così e non sono stata capita. Cosa sono tutti questi commenti? Torniamo indietro e te lo spiego. Quando ho pubblicato questo post su Instagram non mi aspettavo che riscuotesse così tanto successo, ma soprattutto non pensavo che questa sensazione fosse per lo più sconosciuta. Del resto, quando si fa un corso preparto, si viene informati su quello che accade durante il giorno del parto, ma di quello che accade dopo nessuno ne parla. Per esempio, quando tua moglie non vuole fare l'amore con te, tu pensi subito a un calo del desiderio. In realtà c'è dell'altro, e ora te lo spiego. Una volta che si diventa madre, il corpo della donna non esiste più. Si pensa solo esclusivamente a quelli che sono i bisogni del proprio bambino. E questo porta le neomamme a vivere sul confine tra quello che è il desiderio di soddisfare i bisogni del proprio figlio e la sensazione, la pulsione di annullarsi totalmente. Nella maggioranza dei casi le madri passano intere giornate a contatto con il proprio bambino. Allattare e tenerlo in braccio sono tutte situazioni che portano la mamma a sentire quasi la perdita del proprio corpo. Così, se il proprio partner si avvicina, si sentono invase, si sentono, in inglese si dice, all touched out, ovvero quella sensazione di essere costantemente toccate. Le prime ad essere confuse sono proprio le donne, perché non riescono a dare una spiegazione a questa sensazione, e ciò le fa sentire ancora di più in colpa, proprio perché quando il partner si avvicina, l'unico desiderio, l'unica spinta che sentono è quella di scappare via. Allo stesso tempo, il partner interpreta questo rifiuto come perdita di interesse nei suoi confronti, percepisce di non essere più l'oggetto del desiderio e trae delle conclusioni del tutto sbagliate sul rapporto di coppia. Badate bene, non è solo il corpo della donna che chiede uno stop, ma è attraverso il corpo e questa sensazione di overstimolazione da contatto che la donna cerca di esprimere una sua necessità. La necessità di poter essere indipendente dai bisogni del proprio figlio e poter così alleggerire il carico mentale che grava su di lei. È importante sapere che questa necessità di essere indipendente, di staccarti da tuo figlio, non ti rende assolutamente una cattiva madre. Anzi, è molto più comune di quanto tu possa pensare. E ora, mamma, vediamo alcuni suggerimenti su come poter affrontare questa sensazione. Per prima cosa, parla con il tuo partner. Condividi questo tuo stato d'animo. Digli però che lo desideri e che lo ami ancora. Prova anche a dirgli in quali momenti della giornata preferisci essere lasciati in pace, in modo tale da evitare quella situazione spiacevole per cui lui si avvicina e tu sei costretta a respingerlo. Fai in modo che il tuo partner sia maggiormente coinvolto nella cura e nell'accudimento del vostro bambino. È importante, qualora non lo faccia già, che anche il papà passi del tempo con il proprio bambino e possa sperimentare quella sensazione, quell'overload di contatto che provano maggiormente le madri. In alcuni casi i papà hanno riferito di aver capito cosa provassero le loro mogli solo dopo aver passato un intero weekend da soli con il proprio bambino. Prenditi una pausa da tuo figlio, trova nella giornata un momento in cui puoi dedicarti un break fisico e mentale dal tuo bambino. Coinvolgi i nonni, ingaggi una babysitter, ma è necessario che tu possa dedicarti un momento che sia tuo e soltanto tuo. Come ultimo suggerimento ti rimando a questo mio altro video in cui spiegavo come ritrovare l'intesa di coppia dopo l'arrivo dei figli. Bene, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere nessun nuovo video. Ci vediamo lunedì prossimo!